Buonasera a tutte e a tutti, eccoci qui con l'ispezione che facciamo periodicamente, a volte quotidianamente, a volte con distanze di qualche giorno, inerente all'albo pretorio del comune di Siracusa. Fateci sapere cosa ne pensate di questa ispezione, che non è altro che andare a controllare, a rendicontare le varie voci che sono presenti nell'albo pretorio. Cos'è l'albo pretorio? L'albo pretorio è quel luogo dove le amministrazioni comunali devono pubblicare tutto quello che sono gli atti pubblici. Quindi ogni comune, ogni ente ha un proprio albo pretorio dove pubblicare appunto tutti gli atti che riguardano l'amministrazione comunale. Allora, abbiamo concluso la volta scorsa il giorno 11 gennaio, continuiamo dal 12 gennaio. Lavori di manutenzione ricorrente l'anno 2021 per ripristino danni funzionali, impianti tecnologici. Patrimonio, patrimonio. Torniamo a pagina 3. Andiamo a pagina 3. Allora, patrimonio, nomina RUP, affidamento servizio, direttore dell'esecuzione servizio, gestione energia integrata rifiuti urbani. Questo è rifiuti. Avviso, misura, percorsi di autonomia per persone di disabilità, sostegno capacità genitoriali, approvazione, conferimento incarichi, attribuzione per mese 6 delle mansioni di specialista di vigilanza urbana. Specialista di vigilanza urbana, approfondiamo questo, vediamo di cosa si tratta. Tra l'altro, la particolarità è che, se non ricordo male, adesso a fine mese c'è anche il concorso, perché allora, se, specialista di vigilanza urbana dovrebbe essere la polizia municipale, per cui attribuzione, questa attribuzione come avviene? Suppongo sia per concorso. Temporanee esigenze, però mi chiedo se questo incarico produrrà dei punti in più nel concorso che sarà a fine mese. Come mai questo incarico adesso, che siamo davanti a un imminente concorso? Non saprei, ma sicuramente ci sarà un motivo. Boh, boh, boh. Ok, andiamo avanti. Eravamo arrivati. Ecco qua, avviso selezione del conferimento di incarico in posizione organizzativa. Vediamo quest'altro cos'è. Posizione organizzativa. Vabbè. Servizio di manutenzione urgente della pensilina a copertura tribuna De Simone. Avviso deposito atti, liquidazione lavoro straordinario, liquidazione lavoro straordinario, rettifica parziale per mero errore materiale nella quantità di beni da acquistare. Questo sarà quello, se non ricordo male, che c'è stato un errore nelle scale da acquistare per il cimitero. E qua c'eravamo, andiamo a pagina 2. Determina contrario del contesto di affidamento diretto, così come da servizio di manutenzione. Affidamento diretto, e questo è quello di prima, per la pensilina del De Simone. Divieto di sosta, stallo, pista ciclabile, riqualificazione, tegra, pulizia caditoria, assegnazione a favore, nuovo soggetto. Revoca assegnazione, revoca
Liquidazione compensi lavoro straordinario, ditta Urso Giuditta, ditta Torrisi, ditta, ok. E andiamo a pagina 1, ditta, società, questa è una varia autorizzazione, liquidazione Tegra. Avviso pubblicazione di rilascio di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di un impianto eolico offshore di potenza nominale di 750 MWh. Questi offshore sono gli impianti che vengono installati a mare. Cantiere, interventi di sovrastruttura, strada statale, avviso deposito, atti, lavori di qualificazione Corso Umberto, costituzione equip multidisciplinare nella misura, sostegno capacità, area di posizionamento di proroga al 31 gennaio. Ok, per concludere andiamo a vedere nella home del sito del Comune di Siracusa, c'è una comunicazione, apriamola, su saldo Tari. Dove il Comune di Siracusa dice che non è colpa sua, c'è un errore dato dall'applicazione app.io.io che dice che il Comune di Siracusa non dipende appunto dal Comune. Boh. Comunque sia, il saldo Tari verrà postalizzato, quindi inviato per posta, l'avevo letto da qualche parte, con scadenza 15 febbraio. Beh, questo è quanto. Per qualsiasi vostra diciamo, pensiero volete farci partecipe, ne sarei molto felice, in modo tale da capire se il servizio è gradito o meno, se volete approfondire determinate informazioni in più o meno. Ciao da Salvo Russo, buona serata.